a E tutti! ciao a tutte! Perché ridi? Perché sono felice. Sei sicuro? Sì. Ha speso una barcata di soldi oggi. Però Sì. E ride. che devo fare? Mi devo Se smettere lo sapevo, ne facevo spendere di più. Che poi mi sono dimenticata tre cose. Cioè, ci siamo dimenticati tre cose da IKEA. Vero? Quindi ci tocca ritornare. la prima. No, beh, ci torni tu domani mattina, io Ci devo torno io andare al lavoro. domani mattina, sì. Poi magari li aggiungiamo da una parte le tre cose che vado a prendere. E vi facciamo vedere prima Ikea o Pitterello? Ikea, siamo con tutta la roba di Ikea Ah, sulla ma non casa. l'abbiamo detto, sì, a parte Ikea siamo stati anche da Pitterello. Quindi vi facciamo vedere tutto in un unico video. E la mamma si sta stancando prima del tempo. Mi sento un po' confusa, c'è troppa roba. Comunque vi facciamo vedere al volo quello che abbiamo preso. Se no passano un sacco di minuti e poi. Allora, iniziamo da questi, vai. Erano in sconto a 2 euro. 3,50 euro invece di 4,50 euro. Ne abbiamo presi due. Sono i rotoli. Che giochiamo a fare la lotta come fanno Star Sì. Wars. No, sono i No? rotoli per rivestire i sacchetti. I cassetti, i sacchetti, perché i Ho detto che la sacchetti? mamma è stanca. I cassetti, Sì. fai vedere il disegnino, ma Allora, i tanto li disegni. dovrebbero conoscere tutti. Chi usa i Vabbè, chi salvacassetti? va da IKEA li conosce. Sì, quelli che si mettono nei cassettini, tu ti tagli. Per non far Tagli un scivolare. pezzettino, lo metti nel cassettino e poi così rimane la parte. Comunque, questi erano i sconti di 1 euro. Mettiamoli da parte, sennò poi ce li dimentichiamo e li diciamo un'altra volta. Ok, Poi. poi abbiamo preso due, giusto? Sì, perché Uno, due. due coprimaterasso singolo. Due coprimaterassi singoli che si chiamano Dybala. È come se sembra quasi il nome del calcio della Roma. Dybala! Dybala! Passa Dybala! Tira Dybala! Gol Dybala! Vai! Abbiamo preso 80 per. 80x200 sono i copri. Sono i Sono lenzuoli, quelli con i l'angolo. lenzuoli con angolo. E poi ne abbiamo preso anche un Ecco, ci altro. siamo dimenticati anche un'altra cosa. Esatto, il copri materasso per noi. I copri materassi per Poi abbiamo ragazzi e preso per il noi. Dybala, però questa volta 1,60x200 per 2 metri perché è per il nostro letto. Sì, dicevo, ci siamo dimenticati anche il copri materasso sia per noi, perché il nostro l'abbiamo messo giù nella stanza dei nonni, e per i ragazzi. Poi Esatto, poi abbiamo preso sempre parlando di due Dybala, pacchi. due Dybala sono i Dybala, questi sono invece sono Federe, le Federer, Roger sono due Federer. federe per ogni pacco, bianche, semplici, di cotone, Sì. già ce l'abbiamo, mi ci trovo bene, ne ho riprese altre quattro in tutto. Yes, poi abbiamo preso. Due, diciamo, il sacco con la federa per il piumone, che c'è? Come si chiama? Trad Krasua. Certi IKEA c'ha dei nomi. Un saluto ad Ikea che si inventa sti nomi così belli. Trad Kas. Diciamo la Trad versione Krasua. Ok, più economica che c'è. Abbiamo pagato 8,50 euro. 8,50 euro Ne l'uno. erano due, aspettate, se non Sì. ci credete, sono due. Aspetta, sono. Sono No, 150 per 200. volevo vedere un'altra cosa. C'è anche la Federa all'interno, 50 per 80. 50. Sì, la Federa. Ah. 52% poliestere, 48% cotone. No algodão, c'è scritto qua. No, vabbè, che lingua è? PT, cos'è? Pistoia. Pistoiese sta parola. No, vabbè, comunque, due ne abbiamo presi, 8,50 euro l'uno. Due, Poi. sempre parlando dei letti. Ah, Bene. finiamo con letti? Sì. Ok, abbiamo preso Due due cuscini che che si ci chiamano. mancavano per i nonni, per la stanza dei Sì. nonni. Che si chiamano questi qui Room Smalva. Ma che. Room Smalva. Questo 50 praticamente per 80. questo è quello che bevevano i pirati nell'antichità. Il Room Smalva. Sì, va bene. Sì, fallo vedere. Aspetta, è di qua. Lo Dove sta? faccio vedere Che io. casino. Sia per dormire di lato. Ah, è per. Indicacelo. Allora, dormita laterale, dormita su Pino. Un saluto a Pino che stanno tutti a dormire su di lui. Qui, questo qui.
Poi, aspetta, ancora letto. Sempre ancora letto, non vi preoccupate che qua non finirà mai. Allora, aspetta, ripassami i cuscini, che se no si Questo è un capisce. altro nome ancora bellissimo. Smasporre! Che Aspetta, non sono si... due. Sono due smasporre che sono praticamente Sono i piumoni di quattro stagioni. Sono i piumoni 4 stagioni da mettere nei letti dei ragazzi. C'è praticamente la versione Estiva leggera, e la versione invernale. autunnale, e se li accoppi Diventa di, invernale. no, al contrario, vedevo, Sì, va bene. leggera, estiva, autunnale, insomma, sì, mezza stagione, e se li unisci con i Diventa bottoncini tutto diventa un che invernale si va a puro. fuoco praticamente, perché noi Esatto. insieme non li mettiamo mai. Praticamente teniamo questa versione qui in estate giusto per far scena, Ma solamente per tenere sul letto, poi lo togliamo perché noi dormiamo Sì, per senza. riempire il sacco. Sì. In inverno noi E poi, teniamo sì, questo. in inverno mettiamo quello. Quando fa un po' più freschetto, ci chiudiamo con questo giallo che è la versione estiva. Quando fa più freschetto, no? Quando inizia a fare il freschetto dell'estate, che noi dormiamo senza, Ah, noi ci ok. ricopriamo con Con quello lì. Sì, questo. E poi vabbè, lo manteniamo in estate giusto per bellezza. solamente per fare il Perché letto. in teoria c'è anche IKEA, la versione proprio quella figurativa. Frufru si chiama, c'è proprio scritto Però frufru. se ne prendiamo uno per ognuno, ci vuole una casa solo per tenere i piumoni. Quindi così invece ognuno Almeno. di noi ha Sì, poi ci abbiamo tutti tutte sotto le letto, mettiamo stagioni. ognuno sotto. E quindi vabbè, ci mancavano questi due e li E l'abbiamo abbiamo preso. presi. Poi abbiamo preso, mamma. Vabbè, ti faccio vedere questo. Abbiamo comprato un altro lampadario. Un saluto a Dario Lampa. Sì. Lampadario semplice da Sì, 5,95 euro. semplicissimo. Proprio cosa, perché volevamo metterlo in camera nostra. Che no, praticamente noi abbiamo solo il filo con la Sì. lampada. Siccome a noi non ci interessa mettere chissà che lampadario, abbiamo preso questo perché è più semplice e poi fa Si luce. pulisce No, ma bene, poi è sempre illumina di plastica bene. trasparente, un po' opaca, poi diffonde la luce in tutta la stanza con Sì, questo. Fa una sorta infatti. di softbox. Illumina bene, si pulisce velocemente bene. Sì, essendo plastica lo È merita. bianca nella stanza, ci sta bene. Tra l'altro non mi interessa stare a pulire così, ma io passo con un panno e via. E per ora va bene così. Poi se mi frulla di prendere qualcosa di più bello, con calma lo Tanto abbiamo prendiamo. pagato 5,95 euro, si butta! No, vabbè, si butta, no, magari, però insomma, anche se penso che rimarrà a lungo perché è molto veloce da pulire, non perdo tempo e faccio altre cose nel tempo che mi avanza. Poi ho ripreso Facciamo questi due il leccapentole. Il leccapentole. piccolino mi rimane comodissimo per fare i pancake nella padella, i pancake quelli piccolini. Il grande, vabbè, è comodo come Sì, sempre. fanno sempre Tra l'altro comodo il questi. piccolo mi fa comodo anche per se devo prendere qualche pappetta di E Andrea, rimasuglia sotto il poterino di vetro. nei barattolini. Quindi è comodo, va bene così. Tra l'altro è una versione limitata questa, quindi poi finiscono. L'ho ripresa E quindi abbiamo io. approfittato. Poi abbiamo preso Taglia lo pela patate. sbucciapatate, il pelapatate, bellino. Questo è il laterale, non è quello che ha il coso davanti, ma ce l'ha laterale. Sì, si impugna così Sì, praticamente. si Si impugna impugna così così e e si poi pulisce. è pulezzi. Ma poi Poi abbiamo preso gancettini. Ah, ma i scuse. croc fiorden. Ma boh. Che c'è, Ma mamma? abbiamo preso i gancettini per appendere il coso delle. E anche un'altra cosa ce la siamo dimenticata. Ma ci si può Abbiamo credere. preso i gancetti, questi qui, Per non bucare il i muro. croc fiorden, per non bucare il muro perché avevamo paura di rovinare le Per mattonelle. appendere il Il portasapone. portasapone in doccia nostra e poi abbiamo lasciato il portasapone Abbiamo preso il non l'abbiamo più portasapone. comprato. Vedete che noi siamo. Perciò Insomma, domani vedete, ci devo ritornare per veramente. forza Ora mi dovete. segno Sì, tutto. poi abbiamo preso questi che sono altri ganci. Adesivi. Sono adesivi. Aspetta, Sì, sono questi tutti adesivi. no. Questo no con la ventosa. Questi hanno la ventosa. Quelli con la ventosa. Speriamo che, boh, reggono. Sì. Male male ci mettiamo un po' di Ma in silicone. inverno funzionano bene perché tutta quella ventosa che ci sta per strada voglia smandare. Sei vai. Comunque, se non reggono, ci mettiamo la ventosa. Sì. Poi ci sono questi qui. Abbiamo preso questi tre che erano praticamente da usare. Sono con l'adesivo dietro. Li volevamo mettere per appendere gli accappatoi delle bambine Sì, magari. sono simili a quelli che già abbiamo.
E solo che i nostri non sono adesivi, sono abitati. E boh, sono sì, simili. Non, i nostri non hanno l'incavatura, ma poi sono fatti così. Sì. E quindi si capisce meno. Che proviamo. Sono... Sì, questo si svita. Ah, si svita qui. Aspetta, lo facciamo vedere. Guardate, ma è carino. A parte chi va a queste cose le conosce. Sì, sì. Eccolo lì, in gancettino. Eccolo qui. Alla ventosa dietro. Dietro è la ventosa. Opla. Eccola cuosa, la ventosa. Si spremma. Proviamo. Se poi non regge, ripeto, ci mettiamo una puntina di silicone. E la facciamo reggere. Sì, sì, è regge meglio. Poi abbiamo preso. Poi, ah sì, l'ultima cosa. Giusto? La penultima. Perché l'ultima? Ah, no! Nemmeno la penultima, di più. La terz'ultima. Allora, la terz'ultima cosa è questo. Vediamo un attimo il nome perché mi sto... Emma Fixare! Questo è arrabbiare. Sembra più una cosa di due napoletani che stanno litigando. Che fai? Lo vogliamo mettere per terra? No, Emma Fixare, sto coso di comune! Allora, in pratica... si chiama così, Emma Fixare. Ma io uso sto... Così. Che non è altro che un contenitore con l'apertura sia laterale che superiore, che si mette nell'armadio. Noi abbiamo provato a vedere se nell'armadio piccolo che abbiamo nel corridoio c'entrava. Ho fatto sei prove lì all'Ikea. Ha fatto le prove generali, c'entra preciso, e infatti l'abbiamo preso. Ne volevamo prendere due. Hai fatto vedere come si... No, non l'ho fatto vedere, ho fatto solo vedere che l'apertura... Ma com'è questa storia? No, questo è un... Ce l'abbiamo fatta. Sicuramente ce l'abbiamo fatta stavolta, però qua si apre e si inseriscono tutte le cose che vogliamo metterci dentro. E poi per comodità se le vogliamo far uscire fuori meglio. No, magari se le metti alto, senza tirare giù la scatola, prendi e sfili. E così funziona. E sfila qui la roba. La misura è 33, 1, 2, 3, 1, 2. No, ma è 34 mi sembra, se non mi ricordo male. Sì? 34 per 51 per 28. Il nostro armadio è da 30. Ed è preciso che ci entra dentro. Quindi è precisissimo. L'ho provato lì all'Ikea. L'ho proprio preso dall'armadio come l'abbiamo preso noi. E l'ho infilato nell'armadio praticamente quello che abbiamo noi. Quindi sì. Sono sicurissima. Poi mamma, fa vedere le ultime cose veloci, istruzioni. Veloci. Istruzioni. Sì, non serve l'istruzione. Poi io sono andata un attimo in bagno. Sono tornata e ho trovato Andrea che sbaciucchiava questo cagnolino qui, questo bel... È un husky. Sì, a noi all'inizio sembrava una schifezza, invece era un husky siberiano. Sì. Poveri noi. Esatto, e lei se lo baciucchiava, gli piaceva tanto, ha detto... Ah, ma lo teneva proprio vicino. Se lo baciucchiava, ma gli fai, ma che cos'è? È un husky siberiano. Sì. Proprio così ha detto, è un husky siberiano. E niente, vabbè, gli abbiamo preso sto peluche, è stato tutto il tempo col peluche... Ha schiacciato. Poi abbiamo preso. Aspetta. Poi abbiamo preso. Oh, ah, poi abbiamo preso questo qua. Aspetta, che è un cesto per mettere. Per fare la raccolta. Allora, praticamente qua da noi fanno la raccolta porta a porta. Sì, con Bruno Vespa che viene e fa. Salve! E abbiamo i bidoni per mettere tutto, ma la plastica aiuto per cosa? Abbiamo solo la busta ogni volta con la plastica, questi sono i piedini per fare... Clic, ah, per aprirlo! Esattamente! Wow, quindi si apre anche così. Ok, c'è pure il manico? Sì. Ok, allora praticamente questo bidone si può aprire o così per infilare dentro quello che c'è da infilare, oppure si apre in questo tutto modo. Il coperchio, praticamente si apre tutto così. E dicevo, siccome abbiamo la raccolta differenziata porta a porta, sì, ma il sacchetto della plastica, ne abbiamo solo, non hai il bidone, devi tenere solo la busta, e tante volte tocca appoggiarla così e magari col vento vola. Invece abbiamo preso il bidone, che è abbastanza alto per poter, sì, mettere una cifra considerevole di plastica. C'è una misura. Sono tre misure. Ne abbiamo preso la più grande. Quella più grande che c'era. Ma non c'è scritto la misura. No, non c'è la misura, questa è... Comunque, era la più grande. Mettici anche questo. Una e due. Metti anche questo. Guardiamo.
Sì, ci vogliono le istruzioni. E niente, quindi insomma, poi fuori lo mettiamo sempre col sacchetto in modo normale, però almeno tutta la settimana questa busta non sta buttata così a giro, anche perché quando piove si riempie di acqua, invece così il bidone sta chiuso e non dà fastidio. E tra l'altro, se vogliamo tenerlo in casa quando inizia a fare anche più freddo, lo possiamo tenere, perché insomma non abbiamo questa busta a giro per casa. Aspetta papà, c'è un'altra cosa di Ikea. Abbiamo preso nell'angolo delle occasioni una cosa che avevamo già appuntato tempo fa. Oggi l'abbiamo rivista, costava 50 euro, 49 euro. Sì. 49,95 euro. E invece l'abbiamo pagata 30 nell'angolo delle occasioni, solo perché chi ce l'aveva ha detto che gli ballava. Praticamente ho visto passare un signore, col carrello e sto coso, e babbo mi fa... Cioè, guarda quel signore che c'ha, diciamo, quella sedia porta asciugamani che volevamo prendere noi. Allora l'abbiamo rincorso, sono andata nell'angolo delle occasioni dove lui lo stava riportando. Ho chiesto se era possibile prezzarmelo e prenderlo subito. E ha fatto subito. E ho trovato una persona disponibile e si chiama Ragrund. Ragrund. Sedia con porta asciugamani in bambù. L'abbiamo pagata invece di stacco? Vai, stacco, ormai è nostra questa. Vai. Invece di 49,95 euro. Ma se metti la foto, babbo, nel video? Sì, faccio la foto e la metto nel video. Invece di 49,95 euro, 30 euro. 30 euro, sì. Semplice. Quindi ce l'hanno praticamente prezzato sul momento. Si vede? E non lo so. Sì, si vede, okay. Ce l'hanno apprezzato sul momento e l'abbiamo presa proprio al volo. Ho suonato, sono rientrata nell'angolo delle occasioni, ho suonato e il signore insomma mi stava aspettando e andavo a prenderla. Basta, che è finito qui. Ed eccoci qui, come per magia avete visto che si è comparso questo pilone. È comparso sto pilone di scarpe qui. Ma non è finita. Non è finita. Allora, iniziamo. A Maria Chiara abbiamo preso. Maria Chiara, questa. Scarpettine sì, per fare ginnastica. Eccola qua, Joomla. Semplici, abbastanza leggere, sono morbide, meno Maria Chiara riesce a piegare il piedino. Anche perché lei già ha difficoltà nel correre, quindi. Allora, c'è scritto il prezzo. Allora, aspetta, l'abbiamo pagate 19,90 euro. 19,90. Invece di 24,90 euro. E questa è fatta. Poi l'abbiamo preso. Queste qui abbiamo preso. E alla fine le prese? A Maria Chiara sì. Guardate che belline le scarpe della Maria Chiara sono, cioè gli entravano in Nadia che ha avuto difficoltà. Belline queste scarpe qui con tutto. Come si chiama sto coso? Cangiante? Sì, abbiamo preso il 31 per Maria Chiara. Ok. Queste le abbiamo pagate. Dov'è? C'è scritto tutto. Aspetta, il prezzo è qui. Venivano 30. Se non apri la scatola. Aspetta. Apri la... Allora, il prezzo è qua sopra, 39,90, ma col 10% di sconto mi sono venute 3,90 euro in meno. Sì, poi, sempre Maria Chiara. Tutto Maria Chiara. Questo. No, Nadia. Allora, ha voluto anche lo stivaletto. Appena l'ha visto e ha detto, queste devo averle, questo stivaletto qui. Guardate, dietro pure c'ha costavano, ma forse qua non c'era sconto. Belline. No, sempre il 31. Sì. Sono venute, aspetta, si fa qui. Le facciamo vedere. 34,90 euro. C'è scritto qui, 34,90 euro. E arrivato. Ho messo tutto qui. Hai fatto vedere dietro, il laterale. Sì, ho fatto vedere tutta la scarpa, girare tutta la scarpa. Dopodiché, Nadia servivano le ciabattine. Sì, perché la consumate tutte. Abbiamo preso queste il delle 30 Rainbow, delle Rainbow. Numero 30 Rainbow, bianche con i colorini, con i disegnini attorno. Poi ha preso queste scarpe, guarda belline tutte le luci colorate. Ha preso questa scarpina qui per uscire, che è leggerissima. È leggerissima, infatti sono talmente leggere che sembra che soffrire. Sono tutti brillantini. E tutte le scritte colorate. Bellissime queste scarpe. Veramente belline, sì. Aspetta. Ha un buon sono costate 29,90 euro. Meno il 20%. Con il 20% di sconto. Che non ce lo ricordiamo, quindi fate il conto da soli, tanto siete bravissimi a fare i conti. Avete i cellulari, fate la calcolatrice.
Poi anche perché se sbagliamo un po' al culo ci brontola. Sì, per quei centesimini. Queste poi, della Puma ha preso questa. Ah, Nadia porta il 29, a parte la ciabattina abbiamo preso poi il 30. Ha preso questa scarpa qui che le userà per andare a fare ginnastica, giusto? Non so se userà queste o le altre. No, perché ha detto essendo un Puma, Puma è veloce, è agile, allora faccio il ginnastica. Fai vedere il fuori che è più bellino. L'ho fatto vedere il fuori più bellino. Allora, questa è tutta bianca. Poi c'ha queste due ali glitterate. Venivano 37,90 euro con il 30% di sconto. C'è scritto tutto. Lo scontrino? Qui. Hanno fatto lo scontrino con l'altro scontrino di Ikea e sono rotto tutti e due, stanno facendo il cheat adesso. Sì, hanno fatto lo scontrino. Poi ha preso stivaletto anche. Poi giustamente non poteva essere la meno, ha preso uno sempre stivaletto il 29. Sì. Fallo vedere anche dietro. Sì, sì, lo sto facendo vedere tutto, girato, giratissimo e così. E poi come regalo tutto glitterato. Sì, tutto glitterato e poi dietro c'è uscito come regalino queste due. Sì, è per colorare i capelli. Sono tipo sono tipo ombretti per i capelli che già a fare così vengono via. E già l'avevano trovata nelle scarpe da sempre della Rainbow alla fine, sì. Solo la Rainbow le fa queste cosine, sì, a sorpresa. Però avevano trovato il rosa, il giallo, quindi con questi colori il celeste hanno riempito di più colori. Rosa, giallo, celeste e viola. Sì, bravo. Gli mancava. Il rosso e verde non ce l'aveva, adesso ce l'ha. E abbiamo rimediato. Poi, questo è il prezzo, giro. Queste sono venute 29,90 euro senza lo sconto. 29,90 euro, c'è scritto qui. Poi non so se ci hanno applicato qualche sconto per la tessera, non me lo ricordo. Mi sembra di sì. E niente, queste sono state le nostre spese. Quindi direi che questa giornata volge al termine e noi vi ricordiamo che chi non l'ha ancora fatto e ha il piacere di farlo, qui sotto c'è un pulsante che si chiama iscriviti al canale. E se questo video vi è piaciuto, mamma, che cosa devono fare? Mettono mi piace. Allora state a sentire, mamma, state attenta. Si stava distraendo. Si stava distraendo. E per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre nuove uscite, attivate la nostra fantasmagorica e esuberante ed acquistante campanellina che fa. Mua. Bacio finale, ci vuole sempre. Anche la botta finale. Fatto cadere tutto dall'emozione. Ed infine abbiamo anche un bellissimo profilo di Instagram. Vero mamma? Direi che ci possiamo salutare. Io vado a sistemare tutta sta roba. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao belli!